Bella a tutti ragazzi, qui è butta fuori. Come butta? Io fuori ovviamente. E oggi si gioca The Legend of Zelda, The Four Sword. Ma non sarò da solo ovviamente. In mia compagnia c'è... Buonasera. Let's play. Play. Esatto. Ciao ragazzi. E c'è anche... Buongiorno raga. Mi sono appena svegliato, sono un po' stanco. Proprio lui, proprio lui. Il nostro Master Game. Proprio lui. E ragazzi, che presentazione. Zelda Full Sword. Esatto, Zelda Full Sword. Vai. Da quanto Io tempo? Gioco multiplayer. Esatto, allora, tu e altri giocatori. Esatto. Ok, gioca in collegamento. Ed eccoci qua, ragazzi. Il file è stato creato, quindi si prosegue. Cioè si prosegue, si crea il gioco. E non A Link to the Past, ma The Legend of Zelda Four Sword. Vai, iniziamo. E c'è la nebbia, come Shrouded. Tol. Siamo arrivati. Questa è Quadrispada, la sacra arma nel cui acciaio è prigioniero Vati, il signore dei venti. Ora il sigillo sembra indebolirsi. Uh-oh. Posso sentirsi l'incombere del pericolo. Ecco perché siamo giunti qui fin qui. Fino a qui. Presta attenzione. La leggenda racconta che i misteriosi poteri della spada scenderanno in più parti colui che osa toccarla. Quando il grande Vati portò il suo attacco, un eroe si erse a difesa del suo popolo e impugnando la spada che è ora di fronte a noi, si scisse in quattro guerrieri che unirono le proprie forze per sconfiggere il potente Vati. Minish Cap. Eh sì. Il sigillo. Devo scoprire se è integro. Stai qui, non avanzare. Aia. Oh, cavolo. Oh no. Oh no. Aia. Oh, dunque avevi intuito la debolezza del sigillo. Vuoi davvero confrontarti con me? Ai ai ai, Vati. Era qui che ci aspettava. Ah, oh, no, no. No, non voglio dire. Ah, no, no, lasciami. Come? Ho percepito l'approssimarsi di un grande potere e mi sono nascosto. La preda catturata supera ogni mia attesa. Io sono Vati, il grande signore dei venti. Il sigillo è spezzato. Posso di nuovo portare distruzione. Ah, 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 ah. E quale delizioso premio mi attende? Una giovane sposa. Andiamocene ora. Le stanze del mio palazzo ci attendono. Ah, 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 ah. No, Zelda! No! Oh no, è tornato. No, aiutami! Ok. Ah, shit. Here we go again. Eh sì. It's time. Le fatine. Apri gli occhi! Oh, è navi 1, navi 2, navi 3. Giovane eroe. No, no, no. Sono le fatine di Phasmo... di Phantom... La principessa Zelda è stata condotta al palazzo di Vati. Trovala, non ti rimane molto tempo. Tuttavia non puoi andare da solo. Quadrispada ti è indispensabile. Estrai la lama dalla roccia. Fai come Riartù. Eccola. E ora Link... diventa per 4. Per il nostro caso per 3, perché siamo 3. Vabbè. Diventa anche il quarto. Diventa un Triforce Heroes. Allora, per quanto il nemico ti sembra una formidabile, aspetta, sto leggendo. Per quanto il nemico ti sembra formidabile, con il potere di quadrispada potrai prevalere. Le fate radiose conoscono il sentiero che conduce al palazzo. Se riconosceranno in te le virtù dell'eroe, ti indicheranno la direzione. Se nel tuo cammino saprai ottenere abbastanza rupie, le fate radiose
riconosceranno il tuo coraggio. Dai, su. Ora vai e salva la principessa. Sì. Andiamo. Salvare la principessa. E ci siamo, ragazzi. The Legend of Zelda Full Sword. Siamo tutti sulla schermata di avvio. Premi start. Ciao a tutti e benvenuti a The Legend of Zelda Full Sword per Game Boy Advance e 3DS DSi. Eh già. Twitch è tutto quello che capita. Eh sì. Allora io vorrei una cosa, visto che ci manca il quarto. Allora il primo che commenta sotto al video dicendo io voglio venire a giocare, non lo invitiamo. Perché forse... comunque probabilmente lo registriamo tutta stasera. Boh, vediamo. Vabbè, antes di sapere. Attendere, prego. Allora, scegli il scenario. Attendere, prego. Ah, perché deve scendere, deve scegliere butta. Questa musica mi è familiare. C'era anche nel sito web, il primo sito web di Minish Cap. Esatto, allora, non sì. Ti conviene. Allora, essendo che io ho già giocato un attimo questa roba qua, l'antro del sapere sarebbe il tutorial. Quindi, se ne vogliamo, possiamo fare i tre livelli principali qua. Se no, possiamo facciamo fare il tutorial, sì. Ma facciamo sì, facciamolo. Per... Non l'ho mai giocato. Sì, visto che è soprattutto in video questo, let's play, esatto. Facciamolo. Ah, una sola... C'è una sola attacca, attenzione. No, lasciami. Vabbè, a me il gioco sembra che vada liscio. Ciao Butta, come stai? Bene, lasciami. Ciao Butta, tu butta fuori, come sempre. Aspetta che mi devo mettere la finestra a tutto schermo, però. Questo gioco, come Forza Wars Adventures, potrete competere con gli altri e saranno dolori. Allora, per quanto riguarda la roba, come ha visto Let's, basta letteralmente parlare con la fatina. Esatto. Infatti ti conviene parlare con la fatina, butta appena benvenuti puoi. Benvenuti alla prima pedana di teletrasporto. Qui vi saranno rivelate le tecniche di base necessarie per affrontare la vostra impresa. Aspetta, quell'altra invece, quella sotto, dice: benvenuti al mio tempio, giovani eroi. Molte sono le trappole e le sfide che intracceranno il vostro cammino. Tuttavia, noi allieveremo le pene della vostra impresa. Ascoltate ora. Quando ognuno di voi sosta su di una pedana di teletrasporto, sarete condotti in un altro luogo in cui imparerete l'uso di numerosi strumenti. Date inizio alla vostra avventura posizionandovi sulle pedane, teletrasporto e alto. Venite. Quelle in basso vi riporteranno alla mappa. Ok, grazie per tutto il tutorial inutile. Ok, ok, torniamo in... sono. Andiamo allora. Vai. Possiamo andare? Non volevo. Ma perché volevo aspetta, perché tu lo scudo io, no? Qual è che lo scudo? Basta i premi A, basta i premi A, basta i premi A. Ah, yeah. Se vedi in alto a destra. Se tu vedi in alto a destra c'è l'oggetto in alto a destra. Ok, andiamo, andiamo. Allora, in questo let's play, allora io in questo let's play avrò solamente un obiettivo, ovvero bullire Butta. No, non t'azzardare. Ricambierò molto simpaticamente, te lo dico. No, Butta. Eh sì, eh. Rupie, let's go. Guarda, Butta, vorrei fare dobbiamo collaborare, non vorrei. Allora, guarda, vabbè, leggi tu un attimo, Butta qua. Arrivo. Questi blocchi possono essere spinti. Potete spostare i blocchi più pesanti premendo la direzione in cui intendete muovere il blocco. Intanto Let's... Tutti dovranno cooperare per spostare i blocchi. Ti stampo zitto. E Let's intanto si piglia le rupie, bravo. Ma ragazzi, però ragazzi, sono... non è Let's, sono... Io quello sono io sono il rosso, butta. Ah, sì, io sono il link di coso. Oh, Let's, prendi questo. Oh no, iniziamo già bene. Non ce l'ho la... Come si fa? Cos'è che non hai? No, devi... Leggi qua. Cioè, c'è la fatina apposta, ma la leggo io apposta perché... Contrando le lame delle vostre spade, vedrete scaturire scintille. Come è noto, non si potrà accendere il fuoco senza la scintilla. Mettiti qua accanto a me, butta davanti. A posto. Ok, a posto, andiamo. No, butta, non mi tirare spadate, per favore. capirai. Allora, visto che siamo in tre, facciamo Triforce Heroes. Esatto, beh sì. Allora, ok, concetto facciamo Triforce Heroes. Ah, ok, facciamo Triforce Heroes. Facciamo Triforce Heroes. Levati, dai. Fammi prendere, fate. Fabio. No, il buco. Ho preso il buco, fratelli. L'obiettivo di questa di questo gioco non è giocare seriamente. L'obiettivo di questo gioco è giocare nel bene. Butta. E si butta. Let's, smettila. Qual è il giusto coso? Mostri. Dei Snake. Dei Rope, ovviamente. Ok, attacco rotante. Attacco rotante! Completando livello con più rupie potete ottenere dei medaglioni. Questi medaglioni, se ne cogliete 10,
potrete sbloccare e ti levi la chiave. L'ho pigliata io, l'ho presa io. Let's vuole giocare le fare, cioè altro che. Ragazzi, potete lasciare un cuoricino, se lo trovate, che ho letteralmente due cuori. Ok. 200. Ti prendi i soldi, cosa vuoi da me, scusami. Putta. Putta. Siamo calmi. Dio mio, no! Vabbè. No, stiamo posso calmi. Posso fare qualcosa? Sei rosso, Let's? Sì. Ok. Potete incontrare più o meno acque profonde. Quando vi trovate in acque profonde potete nuotare premendo il pulsante A e immergervi premendo il pulsante B. In superficie potete raggiungere le aree in cui le acque sono basse. Attenzione, mulinelli. No. Posso chiederti quanti cuori hai? Non t'azzardà. Oh. No, ti sei salvato. E certo, scusa. Quanti cuori avevi? Beh, ne ho un po', eh. Ah, ecco, quindi sono davvero quello lì messo peggio. Se perdiamo cuori tra noi, poi... No, in realtà, ho capito, la vita è separata, cioè io ho due cuori, per intenderci. No, verde. Ah, ma è verde. Ci sono degli scudi. Sì. Una volta poi completato, appunto, il 10 medaglioni, potete sbloccare qualcosa su A Link to the Past. Sì. Flavio? Dimmi. Io sono quello verde. E io sono quello verde. Tu sei blu. Io sono quello blu, volevo dire. Scusate, allora, ho un pochino di problemi. Ah, ma è verde? Sei daltonico, quindi sei diventato Kirek all'improvviso. No, però come posso dirti che ho un cuore, sto per morire. Il cappello. Questo è il berretto Minish. Non sa, diventerai minuscolo, esatto. Siamo diventati Minish. Allora, ragazzi, ragazzi, un attimo. No, non mi colpire con cuore. Fai attenzione, cuore. Siamo minuscoli, ragazzi. Oh mio Dio, ma siamo minuscoli, non riesco a vedere niente, aiuto. Dai, smetti di spingermi, però. Puta! Scusa. Vengo a salvarti adesso. No, non mi serve. Ho perso solamente 50 rupie. Mi spiace. Volevo andare avanti. No! Butta! Ma oh! Sì, ma ci... No! Niente. Io avanti non ci posso andare con Butta. Butta, fermo. Vai. Fermo lì, Butta. Tranquillo, resto fermo qui. Tutte le vite, ok, ora puoi venire. Posso? Allora... No! Ho sbagliato, ho premuto Star Select. Dammi qua. Ecco. Allora, qua... Beh, qua è ovvio cosa si deve fare, non è che ci vuole una scienza. Esatto. Tipo, ad esempio, guarda, butta. Ah. Butta. Una non cosa ti azzardà. Non ti azzardà. Aspetta un attimo. Allora, ve la faccio vedere a Lex. Allora, Lex, guarda qua. Come fai a prendere? Allora, se tu vedi... Aspetta, qui davanti a me che non c'è niente. E io ti butto, non cadi. Non so. Perché? Perché anche se tu non vedi la piattaforma, teoricamente la piattaforma è camminabile. Mi spieghi una cosa. Questa... Come fai a raccogliere l'altra persona? Così. Tasto R. R. Il tasto R. Sì. Sì, esatto. R, non RZR. Oh no. No, let's. Grazie, butta. Prego. Giù. Uffa. Ecco. Come si fa a rotolare? Non si può questo gioco. È rotola. No, in questo gioco no. Allora, una cosa che vi conviene fare in qui è portarle a mano, non farle entrare così di prepotenza, anche perché poi potrei arrivare io a portarvi soldi. È vero che lui, il signorino, c'ha già 4 medaglie e non ci lascia niente. Ne ho 5, ma io voglio arrivare a 10 perché io devo poi andare a fare il... Mangio. No. Attenzione! Attenzione, le palle girano qui! Attenzione! La fa entrare proprio lui! Il masterone! Il masterone, latte di master. Voi potete vedere, ragazzi, questo... Oh, vieni qui, patina! Quando abbiamo i cuori pieni abbiamo il doppio delle rupie che possiamo prendere. Quindi, tipo ad esempio, se prendiamo una rupia da 200 rimarrà 400 e così via. Perfetto. Ottimo. Comunque, appunto, come dicevo. Questo qua è il precursore di Minish Cap, in realtà, anche se viene dopo nella storia. Però Sì, vai, distruggiamolo. E anche viene dopo, cioè viene prima di Forceful Adventures, che è quello per chiaro, YouTube. Sì. Comunque mi sembra onesto che hai preso tu queste, visto che eri quello con meno. Sì. C'è il bonus. Vediamo un po' chi è primo.
No, perché sono tre livelli. Quello tutorial però non puoi caso, farlo. No. Usciamo allora, dai. Questo, sì, in questo gioco non vale. Andiamo a fare il primo mondo. Questo era il tutorial, ragazzi. Allora. Abbiamo già capito che dal tutorial questo let's play sarà un let's play tutt'altro che collaborativo.